Io penso sinceramente che non sia accettabile il silenzio sulle azioni di contrasto alla mafia, termine che è assolutamente assente dall'agenda politica nazionale. Ma com'è possibile che un palazzo di giustizia interamente finanziato per 100 milioni di euro, realizzato diciamo dal 2006 al 2009 con una velocità straordinaria, tant'è vero che nel 2009 i funzionari del nostro ufficio giravano per le nostre stanze invitandoci a scegliere come dovesse essere composto l'insieme degli spazi a noi riservati, in uno stato come il nostro sia ancora lì totalmente incompleto. Questi sono gli impegni che vanno assunti per dimostrare attenzione verso determinati territori, per dimostrare attenzione in relazione al lavoro che sono chiamati a fare i magistrati. Venite a visitare il Palazzo di Giustizia dove noi ci troviamo. Non arriverete mai nella mia stanza. Sapete perché? Perché imboccato il corridoio che porta alla mia stanza, a un certo punto arriverete a un bagno e vi fermerete. Tornerete indietro. È un sistema di protezione particolarmente evoluto. E allora, tornando indietro al presidio dei carabinieri, i carabinieri vi diranno: no, la strada è giusta, bisogna andare oltre il bagno. Io invece voglio dire, percorro tristemente quel corridoio ogni giorno, pensando che non è degno di un paese civile vivere e lavorare in determinati ambienti. E io vi dico che abbiamo tutti il diritto di vivere in un paese moderno, obiettivo che non si raggiunge sbandierando in eterno riforme e poi riforme delle riforme, facendo credere che il problema della giustizia siano i magistrati. Si rischia di innescare un circolo vizioso che genera incertezze e che riduce drammaticamente l'autorevolezza delle istituzioni repubblicane, che è il più grande favore che si possa fare al sistema mafioso. Dico che è arrivato il momento di capire cosa serve davvero per vincere la guerra che stiamo combattendo, perché noi la guerra la stiamo combattendo. Basta discorsi a vuoto, anche di tutti quelli che ricordano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e un attimo dopo però, tornando nei loro ambienti istituzionali, iniziano a fare i conti della serva sulle risorse disponibili che possono essere destinate alle indagini antimafia. Basta. La mafia si contrasta proprio perché, come diceva Roberto, è ancora lì, con disponibilità illimitate.